Sa, prova. Sa, amen, gloria a Dio, pace a tutti quanti, Dio vi benedica. Santo l'Eterno. Allora, ok, tra un pochino vogliamo iniziare. Aspettiamo 2 minuti e poi cominciamo. Pace Patrizia, pace Aurora, pace Steven, pace Alfio, pace Adriano e pace Cosimo. Dio vi benedica, benvenuti, gloria a Dio. Bene, ok, abbiamo avviato lo streaming 2 minuti fa. Benissimo. Ok. Allora, spero stiate tutti bene. Vogliamo fare, pace Fiorella, vogliamo fare un ulteriore video su un argomento molto importante. Pace Francesca, che già abbiamo già trattato, diciamo, molti, molti, molti anni fa. Molti, insomma, ok, nel 2013, boh, mi ricordo. Fammi un po' vedere. Nel 2013, sì. 6 anni fa, quasi sette. Allora, Dan mi fa una domanda, però non rispecchia, diciamo, l'oggetto, quindi no, no, non posso rispondere. Allora, giusto, ci devo mettere il titolo, ma l'ho messo altrove. Allora, live. No. Ok. Le 10 vergini previo rapimento della Chiesa, ultima ora. Ore 12. Ok. Perfetto, ci abbiamo messo il titolo, ora aggiorniamo pure qua. Eccolo qua, adesso abbiamo l'aggiornamento. Poi aggiorniamo pure qua, aggiorniamo tutto a questo. Allora, ok. Abbiamo aggiornato tutto, perfetto. Allora, amen, gloria a Dio. Allora, benvenuti a tutti quanti. Bene, vogliamo subito iniziare senza perdere troppo tempo. Vogliamo fare pochi secondi di orazione. Amen. Signore Padre Dio della Gloria, ti ringraziamo per questa nuova opportunità che oggi ci dai di poter proclamare la tua parola, Signore. Ti ringraziamo, Padre, ti chiediamo di riempirci, Signore, con il tuo Santo Spirito per questo arduo compito, Signore, che noi abbiamo. E ci sentiamo onorati, Signore, ma ci sentiamo anche responsabili, Signore. Pertanto riempici dello Spirito Santo affinché possiamo essere guidati da te, predicare, Signore, quello che è scritto, senza andare oltre di quello che è scritto, Signore. Riempi i cuori di tutti quelli che sono in questo momento sintonizzati, Signore, in questa live, e tutti quelli che lo vedranno in differita, riempi i loro cuori di Spirito Santo, Signore, benedicili, benedici le nostre famiglie, Signore, ti preghiamo per ognuno di noi, per la Chiesa, e ti preghiamo anche per questo mondo, Signore, che si sta sempre più addentrando in quella ora, Signore, quando tu spanderai la tua ira. In quel giorno, nel giorno, Signore,
quando tu farai i conti con tutta l'umanità. Grande e terribile il tuo giorno, Signore. Fai che più persone possano accettarti e scampare, Signore, a quello che deve venire qua sulla terra. Ogni cosa te la chiediamo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Bene, cari fratelli e cari amici, allora vogliamo passare subito e senza indugio alla parola di Dio, che la troviamo già aperta in Matteo capitolo 25. Allora, vogliamo leggere sempre nel nome del Padre, nel nome del Figlio e nel nome dello Spirito Santo, che è benedetto in eterno. Leggeremo dall'1 fino al 13. Allora, dice il Signore nella sua santissima parola: allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali presero le loro lampade, uscirono fuori incontro allo sposo. Ora 5 di esse erano avvedute, 5 erano pazze. Le pazze, prendendo le loro lampade, non avevano preso seco dell'olio, ma le avvedute avevano preso dell'olio insieme con le loro lampade, presero seco dell'olio nei loro vasi. Ora, tardando lo sposo, tutte divennero sonnacchiose e si addormentarono, e in sulla mezzanotte si fece un grido. Ecco lo sposo viene, uscitegli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e acconciarono le loro lampade. Le pazze dissero alle avvedute: dateci dell'olio vostro, perché le nostre lampade si spengono. Ma le avvedute risposero e dissero: noi non lo faremo, che talora non ve ne sia assai per noi e per voi. Andate piuttosto a coloro che lo vendono e compratene. Ora, mentre quelli andavano a comprarne, venne lo sposo. E quelle che erano apparecchiate entrarono con lui nelle nozze, e la porta fu serrata. Poi appresso vennero anche le altre vergini, dicendo: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispondendo disse: io vi dico in verità che io non vi conosco. Vegliate dunque, poiché non sapete né il giorno né l'ora che il figliuol dell'uomo verrà. Dirà altrove in Matteo 24 che noi non sappiamo quando il Signore verrà a rapire la sua Chiesa, ovviamente, mentre invece conosceremo perfettamente la seconda venuta di Cristo. Perché un conto è il rapimento della Chiesa e un conto è la venuta del Signore. La venuta del Signore è la seconda, e quando il Signore poserà i piedi sulla terra, già che ci sto, apro questa parentesi. Mentre invece nel rapimento della Chiesa il Signore non poserà i piedi sulla terra. Ora, la venuta di Cristo, la seconda venuta di Cristo, la Chiesa saprà esattamente quando il Signore tornerà per la seconda volta, perché tornerà quando saranno finiti i 7 anni della grande tribolazione. La grande tribolazione durerà 7 anni e inizierà con l'avvento dell'Anticristo. Con l'avvento dell'Anticristo si entrerà nella grande tribolazione, che durerà 7 anni. Passeranno 7 anni e poi il Signore tornerà. Mentre quindi si saprà quando tornerà. Inoltre, quasi tutti gli abitanti della terra saranno morti. Dirà in Isaia 13: l'uomo sarà raro come l'olio di Ofir. Ci saranno segni nel cielo spaventevoli, guerre, pestilenze, miliardi di morti, altro che chi prendendo moglie, chi dormendo. Ma che? Ma che? Quindi si saprà. Mentre invece, quando parla dei segni del rapimento della Chiesa, ci dice che nessuno sa quell'ora. Nessuno lo sa. Benedetto il santo nome del Signore. E che uno prende moglie, l'altro non, due dormiranno insieme. Ma durante l'ira di Dio, quando quasi tutta l'umanità morirà, ci saranno miliardi e miliardi di morti. Ecco perché non si può, pensano di passare qui la grande tribolazione, e molti sono cari fratelli che noi benediciamo e rispettiamo e li amiamo.
Non vedono tutto il contesto, loro dicono solo Seconda Tessalonicesi 2 e poi tutto il resto se ne va, diciamo, si va ad accantonare. Ma comunque abbiamo già fatto dei video dove abbiamo spiegato cosa significa che prima che deve manifestarsi prima la apostasia e l'uomo del peccato. Di questo ne abbiamo già parlato. Ma adesso veniamo a noi, alle 10 vergini. Comunque questa intro ci stava, perché comunque fa parte dell'argomento, vedi? Il figliol dell'uomo verrà quando meno ve lo aspettate. Qui parla, in questo passo qua, si parla del rapimento della Chiesa. Perdonatemi, ma sento caldo. Oh, fa caldo. Fuori fa un freddo che te geli. Dentro casa fa caldo. E vabbè. Ce l'avamo. Amen. Gloria a Dio. Allora, eccetera, eccetera, eccetera. Ma adesso, gloria a Dio, vogliamo entrare nel vivo dell'argomento. Allora, il Signore ci dà una similitudine. Il Signore ci parla attraverso similitudini, allegorie, eccetera, 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 perché per mostrarci delle verità, gloria a Dio. Quindi tutta la Bibbia è letterale. Anche quando ci troviamo davanti a delle similitudini, ci troviamo davanti al letterale, perché queste similitudini indicano una realtà, un qualcosa di vero, un qualcosa che esiste, benedetto. Quindi, il Signore ci dice, allora, il regno dei cieli, sapete come sarà? Sarà simile a 10 vergini. Allora, come si studia, qualcuno mi chiese, come si studia la Bibbia? Allora, la Bibbia si studia, io più vado avanti e più sto diventando semplice. Vuoi studiare la Bibbia? Devi nascere di nuovo. Dice, sono già nato di nuovo. Benissimo. Vuoi studiare la Bibbia? Devi essere battezzato di Spirito Santo. Ah. Dice, io già sono battezzato di Spirito Santo. Benissimo. Vuoi studiare la Bibbia? Passa del tempo ogni giorno alla presenza del Signore a lodarlo, ringraziarlo, adorarlo, presenta il tuo sacrificio. Dice, benissimo. Già lo sto facendo. Poi, vuoi studiare la Bibbia? Leggi la Bibbia. Tutta quanta, sempre. Vuoi studiare la Bibbia? Parti dalla Genesi fino all'Apocalisse, ora leggi un passo, ora leggi, prendi tutto quanto il contesto e chiedi al Signore che ti guidi. Se conosci, se hai, diciamo, la benedizione di avere nella Chiesa degli uomini di Dio, che sono uomini di Dio, sicuramente qualcosa da dirti ce l'avranno e da insegnarti ce l'avranno. Ma il fondamento è essere ripieni di Spirito Santo. Lo Spirito Santo è il centro della nostra vita. Se tu togli lo Spirito Santo, la fede finisce. Senza Spirito Santo non si va da nessuna parte. Tutto quello che facciamo, lo facciamo grazie allo Spirito Santo. Egli è l'unica via che ci guida alla verità. Qual è la verità? Gesù Cristo. Gesù Cristo è l'unica via che ci guida alla verità. Qual è la verità? Il Padre, perché i tre sono uno, pur essendo tre persone distinte. Completamente distinte, ma un solo Dio, un solo pensiero, una sola parola, una sola via, un solo traguardo. Gloria a Dio. Chi vedremo in cielo? Il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo. Vuoi studiare la Bibbia? Prendi un termine, tipo questo, vergini. Prendi una chiave biblica. Dalla Genesi all'Apocalisse, trova tutti i passi dove si va a concretizzare il termine vergine e vedi quello che significa ogni volta che tu leggerai questo passo. E così per questo
questo termine e così per tutti gli altri termini di rilevante importanza. Anche questo è un metodo molto importante. Ma tutto nasce dallo Spirito Santo. Vuoi studiare la Bibbia? Gloria a Dio, cosa buona desideri. Ma soprattutto custodisci il tuo deposito, la salvezza. Questo passo parla proprio di questo, di custodire la propria salvezza. Sopra ogni cosa prendi guardia sul tuo cuore, dirà il profeta. Quindi sarà simile a 10 vergini. Ora, il termine 10 significa completezza, completo, finito, un qualcosa di finito. C'è uno che vende una cassetta di frutta, te la faccio spicciola. Dice, ci stanno 20 mele. Dice, quante mele vuoi? Tutte 20, quindi completa. Voglio la cassetta completa, perfetto. La parola di Dio, per indicare un qualcosa di finito, di completo, che racchiude tutto, utilizza il termine 10. Come facciamo a saperlo? Molto semplice. Per capire la Bibbia dobbiamo andare inevitabilmente al miglior commentario biblico che possa mai essere stato scritto, ed è la Bibbia stessa. Non c'è un miglior commentario fuori dalla Bibbia, buono come la Bibbia. Se io vado in Numeri capitolo 14 verso 22. Allora, ho sbagliato. Numeri 14.22. Leggiamo: ognuno di quei uomini che hanno veduta la mia gloria e i miei miracoli che io ho fatti in Egitto e nel deserto, eppur mi hanno tentato già 10 volte, non hanno ubbidito alla mia voce. Qui il Signore sta dicendo che il popolo di Israele non entrerà nella terra di Canaan, nella terra promessa. Perché? Perché lo hanno tentato 10 volte e oltre 10 non si va, perché a 10 viene completata, come dire, la pazienza di Dio. Quindi hanno colmato la pazienza di Dio e quindi c'è il castigo. Quindi è completo, è qualcosa che ormai basta, fino lì arriva, è completo, è finito, 10. Sono molto importanti queste verità nella parola di Dio perché ci fanno capire poi gli altri contesti, cari fratelli. 10 vergini, cosa significa vergine? Vergine. Cos'è la vergine? La vergine. La vergine, dobbiamo andare nella parola di Dio e dobbiamo cercare, se tu vai qua e metti vergine, vergine, no? Fai così, poi clicchi così, guarda quante, e qui t'appaiono una infinità appunto di passi, no? Dove c'è il termine vergine. Tu te li leggi tutti in preghiera e cominci a capire poi cosa significa vergine. Benedetto il santo nome del Signore. Quindi, allora facciamo così, facciamo Seconda Corinti 11.2, dice: io sono geloso di voi di una gelosia di Dio, perché io vi ho sposati a un marito per presentare una casta vergine a Cristo. Vergine. La Chiesa di Gesù Cristo è vergine, deve per forza di cose essere vergine, perché se non è vergine non può eredare il regno di Dio. Benedetto è il santo nome del Signore. Se io vado in Isaia capitolo 62 verso 5, leggo: siccome il giovane sposa la vergine, così i tuoi figliuoli ti sposeranno, e come uno sposo si rallegra della sua sposa, così il Dio tuo si rallegrerà di te. Il Signore ha sempre domandato la verginità. Non è una verginità materiale, è una verginità spirituale. Questo ci fa comprendere meglio anche chi saranno i 144.000, a proposito, se saranno vergini o se materialmente o se parla di un qualcosa di spirituale. Ora non ci vogliamo addentrare
in questo. Nell'antichità e ancora oggi nel seno della Chiesa era richiesto che il matrimonio tra un uomo e una donna doveva essere concretizzato nella più totale santità. Sia la donna sia l'uomo dovevano essere e devono essere, almeno così dovrebbe essere, dovevano essere e dovrebbero essere vergini nel matrimonio materiale, ok? Se questo addirittura non si concretizza, nell'antichità c'erano delle misure, no? Che praticamente, se voi ricordate bene, nella legge del Signore, se il marito si accorgeva che aveva sposato una donna che non era vergine, ok? C'era tutto, diciamo, cioè si veniva a concretizzare tutta una situazione dove la moglie avrebbe potuto presentare ai giudici, questa cosa qui dei giudici è molto importante, il lenzuolo macchiato di sangue. Allora a quel punto lei avrebbe potuto dimostrare la sua innocenza. Ma se la donna veramente fosse stata trovata non vergine, lì c'era la pena massima e il matrimonio veniva annullato. Voi pensate, Dio quanto è geloso e quanto vuole che noi siamo vergini. Il contrario di verginità, diciamo, è non verginità. Ora, spiritualmente parlando, la non verginità è praticamente l'equivalente di una meretrice, di una che si prostituisce con cose che sono estranee alla fede. Vedete, quando si smette di seguire Dio, qualcuno disse, ed è vero, si è pronti a credere a qualsiasi cosa. Ecco perché oggi noi vediamo che le persone credono a qualsiasi cosa, credono agli alieni, credono che ci sono nuove vite, nuove reincarnazioni, quelli che si definiscono cristiani, sono pronti a credere a qualsiasi cosa, o se li butti per terra, o se gli dici vivi come ti pare, fai quello che vuoi, pecca quanto vuoi, tanto sarai sempre salvato. Loro ci credono, oppure ti dicono guarda io sono un apostolo, sai davvero, e quelli ci credono, oppure ti dicono ah io sono un patriarca, davvero, sì sì, e quelli ci credono, oppure si mettono a profetizzare a più non posso alle persone e gli raccontano le peggio frottole e quelli ci credono, oppure gli dicono guarda se tu dai 10.000 euro, no, fai un patto con Dio, poi il Signore te ne dà 10 volte tante, ma davvero, dice sì, e quelli ci credono. Perché ci credono? Perché non sono vergini. C'è un qualcosa che io ho sempre avuto ben in mente, però per qualche motivo o in qualche maniera poi sono stato un po', non so come dirla, insomma, vabbè, mentre parlo poi si comprenderà meglio. Però credetemi, ascoltate quello che io vi dico. Se lo volete accettare. Questo io l'ho imparato con gli anni. Vedete quanta apostasia c'è nel mondo? Molti dicono, poverini quelli che li seguono, sono ingannati. No. No, è falso. No. Lo dico con il massimo rispetto, ma chi pensa questo, pensa a un qualcosa di sbagliato. Chi segue l'apostasia al 95% non è ingannato, anche se è ingannato, certo, ovviamente, ma lui vuole essere ingannato, gli va bene così, è solo una piccola parte che può andare dall'1, il 2, il 3, il 4, il 5% che veramente ci sta questa parte qui, che sta in buona fede. Sì, ci sta, ma è una piccola parte, è veramente una piccola parte che può andare dall'1 al 5%, il 95%? Ah, il 95% gli va bene così, loro stanno bene lì, perché le loro vite sono aliene al Signore, non c'è verginità,
non sono vergini. Nella loro vita c'è il peccato. Può essere, non è che il peccato è solamente determinate cose. L'amore di se stessi, il denaro, anche la lussuria, il lavoro può anche essere un laccio. Ma lasciamo stare adesso troppi esempi. Ma insomma siamo tutti persone grandi, mature e vaccinate. Sappiamo come stanno le cose, i propri piaceri. Sono persone che seguono gli apostati e i malvagi perché loro sono, come dire, gli va bene così. Io stavo parlando con una persona che seguiva questi che buttano per terra le persone e mi sono accorto, gli ho dato 3, 4, 5 passi biblici, questa persona non è stata in grado di darmi un solo verso di tutta la Bibbia, uno solo, e a tutti i quesiti biblici che io gli ho proposto non ha saputo dirmi nulla, neanche li conosceva. E quando io gli ho presentato la verità dell'Evangelo e gli ho detto, guarda, tu mi dici che segui queste persone perché tu senti, ma noi non camminiamo per sentimento, ma camminiamo per parola di Dio. E quando io gli ho dato la parola di Dio, da qui gli è entrato e da qui è scappato via. E adesso mi guarda anche, non dico male, ma eccetera, eccetera, eccetera. No, fratelli miei, se lo volete accettare, il 95% di coloro che seguono gli apostati è perché anche loro non saranno apostati, ma sono empi. Perché poi l'apostata è proprio il predicatore, l'insegnante, quello che proprio insegna, predica e sbandiera e combatte la fede. L'empio è un po' diverso. Di questo ne abbiamo già parlato. E quindi questa è una verità che dobbiamo tenere in mente in maniera salda. Se lo volete accettare, poi se voi avete un'idea diversa, io vi rispetto. Ci mancherebbe. Non possiamo avere le stesse idee. E quindi finché non andiamo a toccare il fondamento, amiamoci e vogliamoci bene lo stesso. Amen. Bene, quindi la verginità è un requisito necessario, era un requisito necessario nella legge perché il matrimonio si concretizzasse. In assenza della verginità il matrimonio non si poteva concretizzare. Ecco perché Giuseppe voleva lasciare Maria. Perché a un certo punto si accorge che Maria era incinta. E giustamente Giuseppe dice, se è incinta, qualcuno l'ha messa incinta, e quindi io la lascio. Giusto. Però quello che Giuseppe non sapeva è che era sì incinta, ma non di un uomo, ma dello stesso Dio. Ah, quello che Dio ha fatto nella storia. Ma guardate che c'è veramente da perderci la testa. Gloria a Dio, alleluia. È meraviglioso. Rebecca, Isacco, e Abramo gli dice al suo servo, vammi a cercare una moglie vergine per mio figlio. Ed era Rebecca, doveva essere vergine. Quindi se manca la verginità, il matrimonio non si può concretizzare. Lo abbiamo letto adesso qui in Seconda Corinti, quando Paolo dice, io vi presenterò a Cristo come una casta vergine. Se non c'è questa verginità, noi non potremo essere tolti dalla terra, rapiti dalla terra, non potremo esserlo, non c'è niente da fare. Quindi è importante restare vergini per tutto il tempo del nostro pellegrinare. Perché se noi perdiamo questa verginità, noi perdiamo la salvezza, come già detto, in se stessa la salvezza è imperdibile, in se stessa, non è che se ne va. Ma noi ci allontaniamo dalla luce, quindi ci allontaniamo dal Signore, e se ci allontaniamo dalla luce, lontano dalla luce ci sono le tenebre. E nelle tenebre c'è il Satanasso che tese magna. Quindi dobbiamo restare attaccati al Signore nella verginità. Quindi quando noi nella parola di Dio leggiamo e vi furono e ci sono ed è simile a 10 vergini, sta parlando della Chiesa di Gesù Cristo. 10 vergini.
Ora, queste 10 vergini avevano, presero le loro lampade. Quindi sono lampade. Cos'è la lampada? La lampada raffigura nella parola di Dio veramente molte cose, ma tante cose. Se voi prendete appunto la chiave biblica, vi dico come si studia la Bibbia, vabbè, lampada, lampana, metto con la N perché sto inghiodati. Tutte le volte che appare il termine lampada, vedi o lampana in linguaggio arcaico, vatti a vedere quello che significa, rimarrai a bocca aperta. Allora, presero le loro lampade. Che cos'è la lampada, no? Tutti sappiamo a memoria che la lampada, no, la lampada è la parola di Dio, perché scritto è nel Salmo 119, verso 105, lo sappiamo a memoria. Allora, Salmo 119.105, no, che la parola è la lampada. Quindi, cos'è la lampada? La lampada è la parola di Dio. E amen. Però ricordate che nella parola di Dio un termine, no, non è detto che abbia un solo significato. È qui il cavillo. Perché se noi non conosciamo tutti i significati della parola lampada, noi non potremo comprendere appieno il significato completo, diciamo, di questa parabola. A proposito, in descrizione qua trovate due video che io ho fatto su questo argomento, dei quali il primo tratta di questa parabola alla luce del giudaismo storico antico, di quello che significava nell'antichità 10 vergini. Spiego che queste 10 vergini esistevano, c'erano nei matrimoni che si festeggiavano, e queste 10 vergini veramente uscivano fuori e andavano a chiamare, diciamo, la sposa quando lo sposo era pronta. Si faceva un patto tra i due, tra lo sposo e il futuro sposo, la futura sposa, si beveva una coppa di vino, c'era il rabbino di mezzo. Insomma, c'è tutta una storia molto bella, molto bella. Alla luce proprio del giudaismo storico, e questo il Signore rappresentò, diciamo, agli ascoltatori, rappresentò un qualche cosa che loro già conoscevano. Quindi io vi invito a vedere quel video, ve l'ho messo in descrizione. Quindi qui il Signore sta parlando di un qualcosa che ai giorni del Signore Gesù si concretizzava. C'erano queste 10 vergini in ogni matrimonio, perché i matrimoni si facevano in gruppi di 10 per supportare i costi esosi del tempo, dove c'era molta povertà. E così via discorrendo. Ma adesso non è... Quindi qui lo vedremo invece in un'altra chiave. Quindi la parola lampada significa, come abbiamo detto, significa la parola di Dio. Ma non solo. Non solo. Ascoltate. Allora. Salmo 19.8 dice che il comandamento del Signore è puro. Illumina gli occhi, quindi è una lampada. Quindi la parola di Dio è una lampada. Il comandamento di Dio, che è come la parola, è una lampada. Anche quando il Signore ti dice una cosa a te personalmente, una sua volontà diretta a te, che te la dice al cuore, in un sogno, tramite qualcuno, e ti dice quello che stai facendo è sbagliato, quello che stai facendo è corretto, fai questa cosa qua, vai là, è una lampada. Proverbi 6.23, Proverbi 6.23 dice: il comandamento è una lampada, l'insegnamento è una luce. Quindi chi non ha il comandamento e chi non ha l'insegnamento naviga nel buio, cammina nelle tenebre. Ecco perché il mondo giace nelle tenebre, perché il mondo cammina senza il comandamento, senza la luce, senza la parola, senza Gesù Cristo.
E quindi navigando o vagando, possiamo dire, nel buio, il mondo non sa dove va. La Chiesa sa dove va a incontrare lo sposo. Il mondo non solo non sa dove va a incontrare il Satanasso, non lo sa, ma ti prende anche in giro a te e ti perseguita e ti vuole uccidere. Come Caino uccise il giusto Abele, così il mondo vuole uccidere te, vuole uccidere me. Fisicamente, ma non sempre lo può fare fisicamente, allora come lo fa? Dottrinalmente. Ti perseguita dottrinalmente, ti dice che tu sei l'empio, che tu sei l'apostata, che quello che tu insegni non è vero. Ti fanno chiudere i canali, ti turano la bocca, ti dicono, attestano falsità su di te, dicono che tu hai detto questo, questo e questo quando non è vero. Mettono scompiglio tra fratelli, ti perseguono. Caino vorrà sempre uccidere Abele, sempre. E purtroppo ogni famiglia ha il suo o i suoi Caini, ahimè, perché spesso ce li ritroviamo in famiglia e ti dicono che ti perseguitano, ti dicono che quello che tu fai non è giusto, che tu non capisci niente, che tu non conosci la Bibbia, che tu sei un disonore per la famiglia, che il tuo cognome, che tu non sei degno di portare questo cognome. Anche credenti, fratelli miei. Altro che, come la mamma di Gesù, Maria, diceva al figliuolo, a Gesù, che era fuori di testa, quindi praticamente gli ha detto che era matto, è un gravissimo peccato. A proposito, se c'è qualche cattolico che mi sta seguendo, che pensa che Maria Immacolata è senza peccato, no, ha chiamato matto il Signore Gesù, più peccato di questo. Così alle volte è con noi, le nostre famiglie stesse ci perseguitano. Altro che. Quindi il mondo non sa dove va, perché è nelle tenebre, completamente nelle tenebre. Sta andando in mano a Satana. Ma ci rendiamo conto? Wow, incredibile. Noi abbiamo questa luce, che comprendiamo, sappiamo dove stiamo andando. Che grande gioia, che grande anche responsabilità, che grande onore. Rallegriamoci. Non è solo questo. Se tu prendi Matteo, capitolo 5, dal 15, dice: non si accende una lampada, si mette sotto al moggio, anzi si mette sopra il candeliere, e la luce, no, eccetera, eccetera, così risplenda la vostra luce nel cospetto degli uomini. Quindi la nostra luce, cos'è la nostra luce? La nostra luce è la parola di Dio, che risplenda, che venga annunciata, che venga proclamata, ma non solo. Anche le opere dei giusti sono una luce e quindi sono una lampada. Quindi possiamo constatare che la lampada è la parola, che la lampada è il comandamento, che la lampada è la volontà di Dio su di te, che la lampada sono le tue azioni, sperando che siano azioni di luce e non di tenebre, ma non solo. Ascoltate bene quello che dice il Signore in Proverbi, che è un libro molto importante, come tutti, 24.20. Dice che la lampada degli empi sarà spenta. Ma come? Gli empi hanno la lampada? Gli empi hanno la lampada? Ah, buona domanda. Allora, se tu mi domandi se gli empi hanno la lampada, io ti dico sì, l'abbiamo letto, che no, leggi. La lampada degli empi sarà spenta, quindi gli empi hanno la lampada? Sì. Quindi quando noi cominciamo a armare il puzzle, ecco perché io dico, quando vi portano un passo della Bibbia, tipo, ah, la Chiesa passerà per la grande tribolazione perché scritto è Seconda Tessalonicesi 2, sì, però leggi pure tutto il resto, oppure
il pastore deve per forza essere sposato, perché è scritto in Tito, sì, ma leggi pure tutto quello che c'è scritto da Genesi a Apocalisse. Oppure, no, l'acqua lava i peccati, perché in Fatti degli Apostoli 2, e capito, non mi ricordo se 19 o 22, è scritto che siate battezzati e i vostri peccati siano lavati e perdonati. Sì, però è altresì scritto da Genesi a Apocalisse che chi lava i peccati non è l'acqua ma è il sangue. Quindi quando noi dobbiamo capire un qualche cosa, non possiamo fossilizzarci solo su un verso, fermo restando che è importante quel verso, certo, ma alla luce di un contesto. Allora, se io non esamino il contesto, che va dalla Genesi all'Apocalisse, non capirò mai bene quel verso specifico. Quindi cominciamo a vedere che quando queste 10 vergini presero delle lampade, noi non notiamo che pure gli empi hanno le lampade. Apri la mente. Apri la mente, così inizi a comprendere meglio il passo, no? Perché la lampada degli empi sarà spenta. Andiamo avanti. Se io vado in Proverbi, capitolo 20, verso 20... La lampada di chi maledice suo padre e sua madre sarà spenta nelle più oscure tenebre. La lampada di chi maledice suo padre e sua madre sarà spenta. Bene. Allora, Proverbi 27, no, Proverbi 20.27. L'anima, o altre versioni diranno lo spirito dell'uomo, è una lampada del Signore. Quindi la lampada, come vedete, è tante cose. La lampada è anche l'anima. La lampada è anche lo spirito, dirà in altre versioni. Tipo, se io prendo la Luzzi, dirà lo spirito, vedi, lo spirito dell'uomo è una lucerna, cioè è una lampada che sarà spenta. Quindi quando qui dice presero le loro lampade, ovviamente il primo significato è la parola di Dio, perché dobbiamo vederlo anche alla luce del contesto. Qui sta parlando della parola di Dio, che presero le lampade, presero la parola di Dio, ma al contempo l'uomo ha una lampada interna, che è lo spirito, ha un'altra lampada interna, che è l'anima. E se questa lampada interna non ha la lampada che viene dall'alto, dalla parola di Dio, abbiamo letto, sarà spenta. Poi ha un'altra lampada, l'uomo, che sono le opere, le azioni, e le opere degli empi non sono le opere delle vergini. Sono due opere diverse, operano tutte e due, ma in maniera diversa. Quindi, che fanno queste? Uscirono fuori incontro allo sposo, come dire, tutte 10, no? Glory, glory. Tutte 10 col nome del Signore in bocca. 5, ecco qui la scissione, erano avvedute, ma 5 erano pazze. Guardate che bel linguaggio la Diodati, a differenza delle altre che ci vanno tenerine. No, erano pazze, forsennate, erano invasate. E divide la Chiesa in due. 5 e 5. Occhio, non sta dicendo 50% e 50%. Perché non è che il 50% sono vergini e il 50% non sono vergini, perché dobbiamo prendere il contesto. Ce lo dirà altrove. O piccola greggia. O molti sono i chiamati, o pochi sono i salvati. O piccola greggia, altro che il 50%. Qualcuno disse, quando il Signore rapirà la sua chiesa, se rapisce il 5%. Wow! Ma non vedete quello che succede nel mondo, fratelli e amici?
Cinque erano avvedute, cinque erano pazze, vengono chiamate vergini, ma attenzione, le pazze presero le loro lampade, prendendo le loro lampade non avevano preso dell'olio. Quindi, le pazze non prendono l'olio. Il termine prendere significa che potevano prenderlo e non che sono state predestinate a una non salvezza. Ovvero il contrario. Qui c'è la volontà dell'uomo, cioè senza Dio noi non possiamo salvarci, ma Dio ha già fatto il tutto perché l'uomo si possa salvare, perché il primo passo lo doveva fare lui, giusto? Se lui non faceva il primo passo, noi non possiamo far nulla per salvarci, ma dal momento che lui l'ha già fatto il primo passo, è già venuto sulla terra, ha già preso un corpo come il nostro, è vissuto come noi, è vissuto in mezzo di noi, ha provato sulla sua pelle, sulla sua carne, le nostre tentazioni, le nostre debolezze senza mai peccare però. È morto, è risorto, è salito alla destra del Padre, sta regnando, sta intercedendo, ha fatto lui il primo passo, se non lo faceva lui che potevamo fare noi? Ma dal momento in cui lui poi manda lo Spirito Santo per convincere di peccato, ma non obbliga, quando il Signore viene alla porta, io sono fuori la porta e picchio e busso ai cuori, aprimi, dirà, o non leggiamo il Vangelo. Quindi loro non lo presero l'olio. Loro non presero l'olio. Tanta gente che ha la Bibbia in mano, che va in giro con la Bibbia in mano e manco la apre, non prende l'olio. Va appresso gli apostati, non prende l'olio. Non gli interessa niente dell'olio. Ma che cos'è l'olio? Che cos'è l'olio? Buona domanda. L'olio rappresenta più cose, ma soprattutto e su tutto rappresenta lo Spirito Santo. Questo meraviglioso Spirito Santo, che è una persona, entra nei nostri cuori quando nasciamo di nuovo. Poi, se riceviamo il battesimo dello Spirito Santo, riceviamo la pienezza dello Spirito Santo. Quando il credente ha lo Spirito Santo dentro al cuore, questo è scritto in Efesi, ha l'arra. Altre versioni diranno il pegno, altre versioni diranno la garanzia, altre versioni diranno la caparra. Quindi lo Spirito Santo è la caparra della nostra eredità o della vita eterna. Quindi quando noi abbiamo lo Spirito Santo vivente, perché può anche essere uno Spirito Santo che ormai possiamo dire in senso lato che non è più vivente, non perché lo Spirito Santo non viva, perché egli è Dio e non può morire, ma perché noi lo spegniamo. Se tu leggi spegnete in Prima Tessalonicesi capitolo 5, non c'è. Vabbè, Prima Tessalonicesi 5, eccolo qua, non spegnete lo spirito. Quindi noi possiamo spegnere lo spirito, se spegniamo lo spirito, spegniamo la lampada. Vedete come tutto correlato, Matteo capitolo 25, la lampada. Lo spirito, l'olio, lo sposo, il matrimonio, la verginità, è tutto uno, la parola di Dio è tutta una. Quindi l'olio soprattutto, adesso vogliamo soffermarci su questo, è lo Spirito Santo, ma alle avvedute,
avevano insieme con le loro lampade preso seco dell'olio nei loro vasi. Noi siamo dei vasi. Siamo dei contenitori. Attenzione, un contenitore non sarà mai vuoto. Lo dice Matteo quando parla della casa vuota, che era rimasta vuota. E allora, se era rimasta vuota, è venuto un demone e ha detto: oh, la casa è rimasta vuota. È andato a chiamare 10 demoni peggiori, scusate, 7 demoni, 7 completezza, perfezione, quindi perfettamente malvagio, 7, e quella persona diventerà 7 volte peggio di prima. Questo anche scritto nei Vangeli. Quindi siamo dei vasi, non possiamo essere vuoti. O conteniamo il male, o conteniamo il bene. O conteniamo il male, quindi la morte, o conteniamo il bene, quindi la vita, la luce, la speranza, la fede, la gioia, la benevolenza, l'amore, la compassione, la fermezza nelle vie di Dio, l'autorità per dire il bene è bene, il male è male, e così via discorrendo. Cari fratelli e amici, la parola di Dio è una potenza, è una infinita autorità. Le avvedute avevano insieme con le loro lampade preso, ecco il termine, preso, preso. Tu hai una responsabilità, quella di prendere, hai ricevuto la luce, cammina per questa luce. Come? In tante maniere. Tanto per cominciare, devi soffrire, perché il cristianesimo è soprattutto sofferenza. Crocifiggi la tua carne, le tue passioni, prendi la tua croce. Crocifiggere la propria carne è duro. La carnalità ci fa dire: io sono fatto così, sai, ho questo carattere, quando vado su di giri, che devo fare? M'arrabbio, dico le parolacce, che devi fare? Sono fatto così e sei fatto male. Crocifiggi, però poi sto male, soffro. Bravo, devi soffrire in Cristo Gesù, come un vero guerriero. Noi soffriamo facendo il bene, gli apostati invece fanno il male. Noi non facciamo il male, noi combattiamo il male, ma non con le armi che loro usano. Noi usiamo le armi di giustizia, loro usano le armi delle tenebre, la menzogna, la cattiveria, l'omicidio, anche spirituale. Presero seco dell'olio nei loro vasi, ora tardando lo sposo, e lo sposo tardò. Lo sposo tardò. Vi ricorda niente? In Seconda Pietro sta questa cosa qua. Allora, tardanza, Seconda Pietro, tardanza, tardanza, dovrebbe stare in Seconda Pietro, vediamo se me lo prende. Sì. Seconda Pietro 3:9, il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa. Quindi, a un certo punto, negli ultimi tempi, ci sarebbe stata, diciamo, questa tardanza, oppure apparente tardanza, no? Perché dice non ritarda, come alcuni reputano tardanza, ma è paziente verso di noi. Fratelli, qui sta parlando della Chiesa. È paziente verso noi, non dice verso il mondo, è paziente verso noi, non volendo che alcuni periscano, quindi la fede e la salvezza la possiamo perdere come? Scusate se mi infuoco, non sto peccando, ma è la verità, la verità infuoca, 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 perché è verità, infuoca gli animi, lo spirito di chi l'annuncia, questo vale per tutti, infuoca, ecco perché a volte siamo infuocati, alleluia, ma infuocati santamente, alleluia, e senza perdere l'autocontrollo, gloria a Dio. Ma che tutti vengano alla salvezza verso di noi, noi chi? I demoni? No, scusate, ma è che devo far capire? Ci sono persone che si ostinano a dire la menzogna, che una volta salvati sempre salvati, oppure che io posso vivere una vita di peccato senza perdere la salvezza. Ma che cosa si va cianciando?
Ma che bestemmia, che dottrine di demoni, dirà Paolo a Timoteo. Fuggite da queste sette, perché le chiamo sette. Quindi, tardando lo sposo, ecco qui Pietro ce lo spiega meglio, vedete come la parola di Dio è tutta un'armonia? Wow, ma è meravigliosa la parola di Dio, scusate, bevo. Sa, prova, sa. Tardando lo sposo, tutte divennero sonnacchiose, quindi tutte. Quindi alla fine dei tempi la Chiesa si diventerà sonnacchiosa prima e poi si addormenteranno, come dice il salmista, un abisso poi ne chiama l'altro, no? E tutte si addormenteranno, addormentarsi, dormire, sonnecchiare un po', riposarsi un po', giugiurellarsi un po'. Dormire significa non vegliare, non orare, non pregare, non lodare, non operare. Allora, vi ricordate Matteo quando... aspetta, dov'era? Me lo so scritto. Allora... Sì, qua, Marco 14:37. Marco 14:37. Venne il Signore Gesù nell'orto del Getsemane, trovò i discepoli che dormivano, e gli dice: ma Pietro, ma che fai, dormi? Non hai potuto vegliare neppure un'ora. Vegliare? Quindi l'opposto di dormire è vegliare. Vegliare nella luce, nell'orazione, nell'intercessione di pregare. Signore, ti prego per questa cosa qua. Signore, intercedi per... No, no, l'intercessore è solo uno, eh? Seconda, prima Timoteo 2,5, Ebrei 10,25. Noi diciamo, usiamo questo termine come per dire intercedo, prego per Tizio, per Caio, prego per questa situazione. Però, attenzione, è un modo di dire, ma l'intercessore è solo uno. Quindi noi vegliamo, preghiamo, e vegliare significa anche essere attivi, perché quando dormi ti riposi, se ti riposi non lavori, e quindi dormire significa non lavorare. Proverbi, che è importantissimo, Proverbi 6, dice dal 6, va pigro alla formica. In che chiave sto? In Diodati. Va pigro alla formica, riguarda le sue vie. Vedi, formica, lavorare, pigrizia. Così che ella non abbia capitano, né magistrato, né signore. Eppure ella apparecchia nella state il suo cibo. A raduna e raduna nella ricolta il suo mangiare, fino a quando pigro giacerai, cioè dormirai. Quanto tu desterai del tuo sonno? Qui dice che si addormentarono, sonno. Qui sta parlando di animali che non hanno signore, vedi, non hanno signore. Eppure non sono pigre, lavorano, non hanno signore, non hanno capitano, non hanno magistrato, non hanno nessuno, eppure apparecchiano nell'estate il suo cibo. L'estate rappresenta il Messia. Già l'ho spiegato. Vedi la parabola del fico, Luca 21 dal 29. L'estate, e non solo, che Luca 21, 29, Luca 21, dal 29, l'estate, qua, qua, l'estate. L'estate rappresenta il Messia, ma questa è un'altra storia.
bellissima, la parola di Dio è tutta intrecciata, no? Apparecchia il suo cibo. Chi è il nostro cibo? Lo ha detto Gesù: io sono la manna che scende dal cielo, io sono il cibo, venite a me, mangiate la mia carne, bevete il mio sangue. Gli ebrei mangiarono, cosa mangiarono? La manna che scese dal cielo. Ovviamente è un linguaggio spirituale. Ecco, non è come dicono i cattolici quando loro fanno la cena del Signore, che loro chiamano, non mi ricordo come, perché io sono ignorante in cattolicesimo, dice lì stanno mangiando, no, queste sono sciocchezze. No, mangiare il cibo è nutrirsi della parola di Dio, viverla, credere, seguirla, combattere per la fede una volta insegnata, rinunciare a se stessi. Quindi questa parola qua è molto importante. Dormendo un poco, sonnecchiando un poco, piegando un poco le braccia per riposare, le braccia che vi ho detto io, non lavorare, non operare, non fare niente, braccia piegate. La parola di Dio è una lampada, una luce. Beato chi sapendo queste cose poi le fa. La tua povertà verrà come un viandante. Cosa dirà il Signore in Apocalisse? Tu dici di essere ricca. Ah, questo lo dici tu. Tu dici di essere profeta, di essere apostolo, di essere batte la pesca, di bla bla bla. Eppure la tua povertà. Mettiti un po' di collirio. Cos'è il collirio? L'acqua dello Spirito Santo. Cosa sono gli occhi? La lampada, la luce. Vedete, la parola di Dio è tutta collegata. Tutta è una poesia infinita e meravigliosa. E la tua necessità come uno scudiere. Quindi a un certo punto la Chiesa, negli ultimi giorni, previo rapimento della Chiesa, si addormenta. Perfino la Chiesa di sana dottrina si addormenta. Vedi i lupi che arrivano e la Chiesa di sana dottrina... Mi scrivono a me, Alessio Evangelisti, e mi dicono: ma secondo te che devo fare? Li devo seguire? Quando io mi sono convertito e c'avevo tre mesi, io non chiedevo a nessuno a chi dovevo seguire e a chi non dovevo seguire. E quando saliva un pastore sul pulpito che non era il mio, io ero già in grado di capire se era un uomo di Dio o non era un uomo di Dio. Tre mesi ci avevo. Oggigiorno, ma che dici? Li devo seguire. Ma perché? Non conosci? A me lo chiedi? No, mi rifiuto. Veramente, mi rifiuto. Io posso capire uno che non ha realizzato niente, che non capisce niente, giustamente, poverino. Ma uno nato di nuovo? Dice: sei troppo drastico. Sì, ho sempre avuto questo difetto di essere troppo drastico. Infatti sto cercando di correggermi, di migliorarmi, anche io sono un uomo e sono pieno di difetti, tanti, tantissimi. E non mi piace nasconderli. Voi lo sapete, io sono quello che sono, pane pane, vino vino. Quindi sì, sono drastico, è vero, devo essere più... Mi rendo perfettamente conto. Signore, aiutami. Però, Signore mio, lo sappiamo chi sono gli apostati. Li vediamo in faccia. Questi mascalzoni. Quello che stanno facendo. Sappiamo che sono la maggioranza. Sappiamo che la greggia è piccola. Non mi venite a dire, ah no, che tutte... La greggia è piccola. Scusa il mio parlar duro. Mettitelo in testa. La greggia è piccola, è scritto. Se tu non lo vuoi accettare, veditela col Signore, non te la vedere con me. Io ti dico quello che la parola dice. Se tu non vuoi credere alla parola, fatti tuoi. Io ti ammonisco e ti dico: se non credi alla parola, te ne vai all'inferno. E l'ordine è di credere. Se tu ti vuoi irrigidire contro il comandamento, contro la lampada, veditela col Signore. Punto. Una cosa è certa.
Se tu sei nato di nuovo, tu devi avere occhi per vedere. Tu devi passare del tempo alla presenza di Dio. Perché non vedi? Perché tanta gente non vede? Perché? Perché stanno a dormire? Svegliati e tu che dormi dai morti e Cristo ti inonderà di luce. Ebrei. Leggitelo, sta scritto negli Ebrei. Sulla mezzanotte, l'ora più buia, l'ora quando si dorme meglio, l'ora in cui tu non ti aspetti che qualcuno verrà a suonare a casa tua. Ecco perché il Signore dirà: io verrò come un ladro di notte, quando meno ve lo aspettate, ma la Chiesa lo aspetta e non lo deve ricevere come un ladro di notte, perché la Chiesa deve vegliare. L'ora in cui dormi, sei tutto chiuso dentro casa, cioè le tapparelle bassate, la porta chiusa con tutte le mandate meno una per non farti buttare la chiave dall'altra parte, sei tutto barricato, stai a dormire che è una favola, e chi verrà mai a suonarmi il campanello a mezzanotte? E se qualcuno viene mi arrabbia pure, anzi manco faccio finta che non ci sto, manco marzo, sicuramente qualcuno che si è sbagliato. L'ora della mezzanotte, l'ora più buia, l'ora dove si dorme meglio e l'ora dove per le strade ci sono tanti, non dico tutti, ma tanti poco di buono, tanti malfattori, tanti mascalzoni, tanti ladroni e così via discorrendo. L'ora della mezzanotte, spiritualmente parlando, è questa. Ma proprio nell'ora dove si dorme meglio, invece di stare a vegliare e a pregare, dove si dorme meglio, si fece un grido e il grido disse: oh, svegliate, ecco lo sposo, viene, uscitegli incontro. Svegliati, non vedi quello che sta succedendo nel mondo, non vedi la Turchia, non vedi il Medio Oriente, non vedi le centinaia di profezie che si stanno compiendo, non vedi l'apostasia nella Chiesa, non vedi che la Chiesa dorme, non vedi che quelli di sana dottrina ti attaccano pure a te che difendi quel poco che puoi difendere, non vedi quello che sta succedendo, svegliati, perché Cristo sta per aprire la sua Chiesa. Uscite agli incontro. Allora tutte si alzarono. Qui sta parlando della Chiesa vera, soprattutto. Allora tutte quelle vergini, soprattutto, ma non solo, tutte quelle vergini si destarono, tutte. Ah sì, il Signore viene, alleluia, alleluia, il Signore mi ha salvato, alleluia. Dice: ma tu vivi una vita di fornicazione. Fornicazione, il Signore mi ha salvato. Di una volta salvati, sempre salvati. Gloria a Dio, glory, glory. Che fai? Attacchi l'unto di Dio? Tutte si destarono, si acconciarono, no? Umanamente parlando, no? Si sono fatte belle, si sono messe l'orecchino, si sono messe il rossetto, le vergini, no? Si sono fatte i capelli, tutte belle acconciate, no? E come lo capovolgiamo spiritualmente? Spiritualmente si sono presi tutti con, vedi, io c'ho la Bibbia, c'ho la cravatta, c'ho il vestito da 2000 euro, acconciatissimo che io, io non dei, acconciati, tutti si acconciarono con le loro lampade, ma ricordiamo che le pazze non avevano l'olio, non avevano la caparra della vita eterna, quindi non avevano la salvezza, non avevano l'olio, avevano la parola senza la salvezza, avevano la parola in bocca, ma non erano nati di nuovo, oppure erano nati di nuovo, ma se ne erano andate. Come dirà in Matteo 7:21, tutti con la parola in bocca, Signore, 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 facevano perfino miracoli, ma il Signore gli disse: io a voi non vi conosco. E qui glielo ripete: io a voi non vi conosco. E quindi le passe dissero alle avvedute,
le pazze vanno dagli avvedute e gli dicono: ma dacci dell'olio vostro, dateci dell'olio vostro, perché le nostre lampade si spengono. Come dire, io la salvezza è personale. Se mio padre è salvato, questo non implica che anche io sia salvato. A proposito, il cattolicesimo che battezza i neonati in virtù della salvezza dei genitori, come dicono, oh, ma è falso, la salvezza è personale. La salvezza è personale. Se mia madre è salvata, questo non implica che anche io lo sia. Se mio figlio è salvato, questo non implica che anche io lo sia. La salvezza è personale. Non puoi pretendere di essere salvato o salvata perché papà tuo fa il pastore, o perché sei di una famiglia antica, tutta evangelica da sempre. No, questo non ti dà nulla. Dateci dell'olio. Ci sono alcuni che ti fanno perdere tempo, una vita. Stanno nella santa raunanza, ascoltano i messaggi, ti seguono, ogni parola che tu dici, amen, amen. Poi fanno, alcuni, occhio a quelli che fanno sta voce qua, alleluia, quando fanno sta voce qua, trema. Ormai noi li squadravamo, quando entra uno, alleluia, quando cominciano a far così, per carità, no? Amen, gloria a Dio, sì, piangono, ci sono i piagnoni, quelli che dicono sempre sì, eccetera, 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 ma di questo già ne ho parlato. Le avvedute risposero, no, noi non lo faremo, che talora non ve ne sia assai per noi e per voi, andate piuttosto da coloro che lo vendono e compratene. Cioè, praticamente, stanno sempre attaccati a te, pensando che in qualche maniera, frequentando una comunità di sana dottrina, in qualche maniera ne beneficiano in automatico. No, amico mio, la croce è personale, la salvezza è personale, il cammino è personale. Tu devi prendere quella croce. Se non prendi quella croce, stressare la vita a persone che invece la prendono, frequentarle, andargli sempre addosso per chiedergli cose, per chiedergli questo, imparando un pochino, imparando qua, come le donnicciuole, che cattivando donnicciuole, dirà Paolo a Timoteo, no? Che vogliono sempre imparare, sempre imparare, sempre imparare, ma avendone rinnegata la potenza. Cos'è la potenza? La potenza è lo Spirito Santo. Quando lo Spirito Santo verrà su di voi, è scritto infatti, riceverete, Fatti degli Apostoli, riceverete potenza, la potenza di essere nati di nuovo, di far del bene, la potenza di vivere quello che di vivere e di non vivere anche, di non vivere quello che è scritto in Galati 5, la carnalità, la lussuria, il rinnegare noi stessi. Per fare questo ci vuole una potenza, ma a Timoteo dice Paolo che questi, nel capitolo 3, ne avevano rinnegata la potenza e avevano l'apparenza della pietà, che è la Chiesa che vuole apparentare di avere pietà, perché il mondo non apparenta la pietà, addirittura il Cristo lo bestemmia. Il mondo, alle volte, non sempre, ma tante persone presentano le loro opere malvagie come dei trofei. Quindi lì, in Timoteo, capitolo 3, sta parlando della Chiesa. E quindi queste, no, vogliono andare dietro il Signore seguendo la Chiesa invece di seguire Cristo, con la lampada ma senza lo Spirito, senza l'olio, quindi senza la caparra della vita eterna, quindi senza la vita eterna, non salvati. Avendo sembrano salvati, ma non sono salvati. Ora, mentre quelle andavano a comprarne, venne lo sposo. Andavano a comprarne? Come? Abbiamo visto che la lampada rappresenta le opere dell'empio. Questo è scritto in Proverbi 20:27.
Proverbi 20.27. L'anima dell'uomo è una lampada, allora non è 20.27, aspetta che mo sono scritto qua. Vabbè, non lo trovo più, però l'abbiamo visto prima, gloria a Dio, non fa niente, bello della diretta. Quindi le loro azioni, sono opere che sono tenebre. Quindi loro portano le loro opere, le loro azioni, camminano secondo il loro cervello. No, perché io sento questo, sai? Siccome io sento questo, allora va bene. Poi quello che è scritto è scritto. E quindi andavano a comprarne, cioè vivono a modo loro. Vivono come loro vogliono, come loro gli pare. Ma lo sposo verrà quando tu meno te lo aspetti. Lo sposo venne. E quelle che invece erano apparecchiate, che si erano preparate, che si erano destate, allora entrarono con lui nelle nozze. E allora la porta fu serrata, perché dopo il rapimento ci sono le nozze. Le nozze si terranno lassù nel cielo. Quindi quando il Signore tornerà per la seconda volta, non è vero che in quel momento rapirà la Chiesa e poi continueranno a venire, perché prima si deve andare in cielo a celebrare le nozze dell'Agnello. La Chiesa non passerà per la grande tribolazione. Allora entrarono, allora la porta fu serrata, e una volta serrata vennero anche le altre vergini, perché si accorgeranno gli apostati che la Chiesa è stata tolta e diranno: Signore, aprici. Ma egli rispondendo disse: io vi dico che non vi conosco. In Matteo 7 dirà: io non vi conobbi giammai. Quindi vegliate, perché non sapete né il giorno né l'ora che il figliol dell'uomo verrà. Mentre invece alla fine della grande tribolazione tutti sapranno che, scoccati 7 anni, poi ci sono quei famosi pochi giorni in più, ma questa è un'altra storia, comunque un giorno più, un giorno meno, il Signore torna. Ma il rapimento della Chiesa, noi non sappiamo il giorno in cui il Signore tornerà. Amen. E vi voglio lasciare con questo passo qua, descritto in Proverbi 6, mi pare che era. Sì, Proverbi 6. Il Signore odia queste 6 cose, anzi queste 7. Sono una cosa abominevole all'anima sua: gli occhi altieri, la lingua bugiarda, le mani che spandono sangue innocente, il cuore che divisa pensieri di iniquità, i piedi che si affrettano, corrono per fare il male, il falso testimonio, quanto ce n'è di falso testimonio, che sbocca in menzogna, e colui che fa contese fra fratelli. Questa è la parola di Dio. Chi fa queste cose non è vergine. Le vergini non fanno queste cose. Cari fratelli, cari amici, questa è la santità che dobbiamo predicare, e non i dogmi umani. Che se ti metti la maglietta rossa, la camicia rossa, che se ti metti la maglietta, che se ti metti orecchino, che se ti fai la tintarella, e tutte ste sciocchezze, che so, dei cari fratelli, per carità di Dio, però io vado avanti per la mia strada e renderò conto a Dio di quello che insegno. Insegniamo la santità vera e combattiamo l'apostasia e i dogmi che non stanno né in cielo né in terra. Il Signore
il Signore sta per tornare. Io mo adesso, prossimamente, non so quando, sicuramente ho deciso di riprendere l'escatologia perché veramente l'ho messa da parte. E non è il caso. E quello che sta succedendo in Israele con le nuove politiche, si stanno adempiendo delle profezie a proposito del patto violato dell'anticristo, si stanno cominciando a vedere come ormai il piatto è già apparecchiato. O quando in Apocalisse è scritto sciogli i quattro angeli, no? Che sono sul fiume Eufrate, no? Il fiume Eufrate parte dalla Turchia, scende per la Siria, sfocia in Iraq. E la guerra del Golfo nel 90, io me lo ricordo bene, perché all'epoca stavo facendo un militare, e dovevo anche partire, pensate un po'. E la guerra del Golfo nel 90 sfocia, nel 1990 nasce in Iraq, dove c'è il fiume Eufrate, poi fu attaccata la Siria, no? Per essere destabilizzata, questa cosa qua ha aperto le porte alla Russia con Gog e Magog davanti al Libano, e adesso la Turchia sta entrando in Siria, proprio lì dove c'è il fiume Eufrate. E la Chiesa dorme, e non vede niente. Che è? È Medio Oriente? Il Medio Oriente è lontano. Sì, sì, il Medio Oriente è lontano. Come no? Molto lontano. Quindi, cari fratelli e amici, il Signore sta per suonare quella tromba. Quella tromba che non sarà suonata dagli angeli, come è scritto in Matteo 24, dal 29, ma la suonerà Cristo. Ed è lo Spirito Santo che risusciterà i morti e raccoglierà tutti. E non gli angeli, come è scritto in Matteo 24, 29. Quella è la seconda venuta. Lasciamo stare. Impariamo a guardare tutto il contesto biblico, che va dalla Genesi all'Apocalisse. Ecco, per questo ci vuole il tempo. Io ho finito. Dio vi benedica, vi ringrazio per essere stati qui presenti. Vi saluto a tutti quanti. Che Dio vi benedica. E mi fermo qualche minuto. Se qualcuno mi vuole dire qualcosa, gloria a Dio. O se ci sono domande sempre inerente all'oggetto, se domande fuori dall'oggetto, è giusto non trattarle, gloria a Dio, senza offesa. Bene, spero di aver salutato tutti. Allora, avete fatto pochi interventi, quindi avete ascoltato molto oggi. Io lascio sempre liberi, fate quello che volete. Se volete parlare tra di voi, e guardate dopo il video, io non ho questi problemi. C'è chi non piace, io rispetto, però io... In internet c'è un comportamento, nella vita privata c'è un altro comportamento, dobbiamo anche, secondo me, adeguarci all'ambiente in cui stiamo. Però ho visto che siete stati molto attenti, perché non avete detto una parola. Allora, in quel giorno la famiglia verrà divisa, 5 in paradiso e 5 all'inferno? No, la salvezza è personale. Se in una famiglia sono tutti del Signore, bene, se non sono tutti del Signore, nessuno andrà in cielo. Se solo uno è del Signore, uno solo andrà in cielo. Questo è scritto anche nei Vangeli. Due saranno in un letto, uno sarà preso e l'altro sarà lasciato. Quindi la salvezza è personale. Però quando abbiamo un parente che non è salvato, preghiamo per questo parente, perché molto può la supplica del giusto fatta con efficacia.
Allora, c'è una nuova sorella appena arrivata, si chiama Alessandra. Io la saluto, Dio ti benedica, sorella Alessandra. Ci sono commenti, guarda bene, i commenti, eccoli qua, questi qua. Questi qua sopra, dici? Ah, questi qua sopra? Questi qua sopra, allora, non l'avevo visti. Allora, sì, non l'avevo visti. Ok, questo poi farà parte di un altro oggetto, perché si riescono a far uscire alcune persone da certe chiese, ne ho già parlato. Ok, amen, spero che le opere che compiamo a gloria del Signore. Anima e spirito, ne ho già parlato altrove, ma non fa parte dell'oggetto. Allora, principessa volante ha risposto molto bene, differenza fra anima e spirito, quindi prendete nota. Allora, grazie, ok, pace Alessandra, purtroppo non bene, sto pregando per te. Transustanzazione, Eucaristia, sì, giusto, grazie fratello Cosimo. Sì, mi erano sfuggiti. Allora, Giovanni Michalizzi, amen, Dio ti benedica. Esatto. Sì, infatti, l'associano alla seconda venuta, invece no. Poi fanno dei discorsi molto fuorvianti, ci mettono insieme battute, tipo il rapimento segreto, quindi ti confondono le idee. Noi crediamo al rapimento, punto e basta. Sta scritto nella Bibbia che ci sarà un rapimento. Poi bisogna vedere dove collocarlo. Trovami dove sta la Chiesa in Apocalisse da quando inizia la grande tribolazione, dal capitolo 6 al 19. Trovamelo, cioè prendimi il contesto. Va bene. Allora, sono d'accordo, comunque non è tanto questo il, adesso l'oggetto, anche se è marginale, ma non è centrale. Ok. Quando inizierà l'apostasia? L'apostasia inizia negli anni 80. Bene, allora io ho finito. Ho finito. Allora, ho finito. Bene, io vi ringrazio, cari fratelli, per essere stati qui presenti. Sono circa un'ora e mezza. Ci può stare. Un'ora e mezza di video va benissimo. Poi questo video lo scarico, se Dio vuole, e lo ricarico nel canale, nel vecchio canale, e questo è il nuovo canale. E quindi ce l'avremo in tutti e due i canali. E niente, tutto qua. Bene, ok. Allora, fratelli, Dio vi benedica. Sono stato bene, grazie a Dio, soprattutto perché Dio è dentro il nostro cuore, ma sono stato bene qui con voi, leggendovi, Dio vi benedica, vi dia forza, aggrappatevi al Signore, non cercate l'uomo.
Aggrappatevi al Signore, voi avete bisogno del Signore, della parola, dello Spirito Santo. Non avete bisogno di nessuno e di niente. Poi il Signore si usa degli uomini, dei suoi servi, per carità. Però il centro, il fondamento è solo il Signore, capito? Avete bisogno solo di Lui. Lui vi può guidare in tutta la verità. Leggete la Bibbia, conformatevi a questa. Svegliamoci, svegliamoci, svegliamoci. Non possiamo permetterci di dormire. Bene. Allora, saluto tutti, è venuto pure Alfio. Un santo saluto pure Alfio. Dio ti benedica, caro fratello. Bene. Ok, sì. No, tutti passeremo per no, il trono bianco? No. Diciamo, ma quale trono bianco? Il trono bianco sa alla fine della grande tribolazione. Lasciamo stare. Bene, pace fratelli, Dio vi benedica. Con voi come sempre è stato Alessio Evangelisti. E se il Signore vorrà, ci si vedrà al prossimo videoprogramma. La pace del Signore sia con tutti voi. Shalom.